Questa visita annuale ormai che facciamo alle carceri in occasione del Ferragosto ha confermato, ma non ce n'era francamente bisogno, che la situazione è peggiorata nettamente rispetto a un anno fa, sia a Rovereto sia a Trento. A Trento c'è un po' l'effetto carcere nuovo, ormai non si fanno più riparazioni, non si interviene più per qualcosa di straordinario, si pensa di andare a Spini di Gardolo, dove a quanto pare entro l'anno potrebbero essere trasferiti i detenuti e il personale di custodia. Il problema è qui, ancora non ci sono abbastanza addetti alla custodia e quindi si ritardano i tempi. Dicevo, situazione peggiorata sotto l'aspetto della dignità di vita dei detenuti all'interno delle celle sovraffollate e sempre più carenti di servizi, ma anche per il sovraccarico di lavoro che hanno gli agenti di custodia e il personale amministrativo. Basti dire che qui c'è una direttrice a Trento che dirige contemporaneamente il carcere di Bolzano e anche quello di Rovereto. Questo basta dire quanto sia difficile oggi immaginare di fare passi avanti. Per quanto riguarda la dirigenza dei carceri, è dal 97 che non si fa più un concorso per un nuovo direttore ed è dal 2005 che i direttori non hanno più un contratto. Come volete chiedere ancora sacrifici a gente del genere?